Ed eccoci, Mauro, alla terza ed ultima puntata sull'universo di Stalin. E intanto eh, ringraziamo quelli che stanno apprezzando. Ho visto dei commenti molto interessanti e questo fa, fa piacere, fa veramente piacere. Non perché senza i commenti noi non saremmo andati avanti, ma in realtà quando qualcuno dimostra che quello che viene fatto è eh, di un qualche mh, apprezzamento e interesse chiaramente eh, si, è più, si, è più, eh, si è ancora più motivati francamente c'è una cosa che noi dobbiamo dire Mauro vi sta, sta dicendo in questi video quanto più è possibile ma sono comunque in qualche modo eh, dei video che sono anche un po' riassuntivi del contenuto di interi libri cioè nessun video può sostituire un libro un libro ha una struttura diversa, ha un'argomentazione più penetrante, ancora più completa, ti dà una visuale molto più ampia e quindi è chiaro che noi stiamo semplicemente dicendo, um, stiamo dando una panoramica, anche se approfondita ovviamente, di ciò che eh, Mauro ha ricercato e ha scritto in questi anni. Poi per chi veramente eh, vuole approfondire, ci sono dei libri estremamente interessanti che si possono anche facilmente avere a prezzi più che abbordabili se dobbiamo considerare la, la, la enorme ricerca che c'è dietro e ricordiamo la ricerca è qualcosa di molto costoso perché richiede tempo perché richiede spostamenti eh, perché richiede tantissime cose quindi la ricerca è qualcosa di molto costoso non c'è solamente il tempo ci sono proprio dei costi vivi che si sostengono ma a parte questo comunque un ringraziamento a chi ha apprezzato e io mi auguro ovviamente che aumenteranno coloro che vedranno questi video, perché ne traranno solo dei benefici, non per noi, ma per loro stessi, ovviamente. Allora, ci eravamo lasciati, eh, Mauro, con eh, il secondo, secondo video, e tu hai ribadito che, insomma, anche quando sembrava che ci fosse un'apertura verso determinate teorie eh, da parte eh, della. Eh, di questi sovietici in realtà però qualsiasi teoria veniva accettata solo se confermava che la materia è eterna altrimenti non veniva accettata ci siamo lasciati quindi quella quella quell'ipotesi anzi quella teoria quell'ideologia non doveva essere assolutamente messa in discussione che la materia è increata è eterna eh, che genera se stessa non lo so neanche come dirlo insomma eh, non dovesse mai essere eh, messo in discussione. Mi pare che questo sia stato l'ultimo aspetto che abbiamo affrontato esatto. nel, nel video. Ecco, poi chiaramente eh, si apriva eh, un nuovo capitolo con una domanda molto importante che credo tu eh, avrai bisogno di parecchio tempo per, per illustrarci, che era questa, eh, quali furono, eh, Mauro, sottostali, le tecniche per il controllo delle idee e della discussione in ambito astronomico appunto nell'Unione Sovietica. Quindi in realtà quali furono le tecniche di controllo? Per controllare la discussione, per controllare l'orientamento, per controllare la scienza, per controllare le menti. Benissimo. Elia, io ti ringrazio come al solito delle domande molto pertinenti che ci permettono di entrare veramente nel vivo della questione anche perché nel titolo del video odierno fra l'altro compare anche la parola sangue, perché di sangue, di violenza, di repressione molto violenta parleremo. Prima però di iniziare a rispondere alla tua domanda, io vorrei proiettare un'immagine che penso si veda adesso sullo schermo, giusto? Sì, si vede un'immagine. Perfetto. Penso anche a schermo abbastanza intero, no Elia, correggimi se sbaglio. Più o sì, meno. Beh, no, si, vede, si vede chiaramente l'immagine quindi... benissimo allora praticamente questo è il riassunto di tutto quello che abbiamo detto finora giustamente uno dirà vabbè vedo uno che sta facendo cosa questo è il giovane Stalin che sta lavorando all'osservatorio meteorologico di Tbilisi quindi quell'osservatorio meteorologico in cui lavorò per due anni un anno e mezzo, due circa alla fine dell'ottocento e che Contribuirà a costruire in maniera determinante il mito di Stalin, scienziato, Stalin grande scienziato. Quindi ci eravamo lasciati con il discorso del culto della persona da parte della scienza e degli scienziati e quindi con certo. il riferimento assoluto per la scienza che è l'ideologia. Quindi, giustamente, come si diceva nell'introduzione da parte tua, una scienza non neutrale ma che deve aderire a un'ideologia, deve farlo moralmente e anche dal punto di vista giuridico. Benissimo, torniamo a noi per affrontare il nostro quesito. Allora, i metodi per cercare di controllare il dibattito scientifico non si limitavano alla sola persuasione perché il potere sa che la persuasione semplice non basta, ci vogliono degli strumenti un po' più pesanti, più decisivi e che all'occorrenza possano anche... Possano anche Forzare la mano. E in questo diciamo che Stalin non si andò tanto per il sottile. Nella pubblicazione io parlo soprattutto di tre strumenti. Allora, il primo strumento è la diffamazione, il secondo strumento è la repressione violenta. Il terzo strumento è l'intervento ideologico del partito. Adesso cerchiamo di spiegare queste tre tecniche. Tecniche. scusa li ripetimi, Mauro un attimo diffamazione diffamazione numero uno repressione violenta numero due violenta. intervento diretto del partito numero tre a livello teorico eh però con delle indicazioni ex legge diciamo mm -hmm. ok partiamo dalla prima la diffamazione come in ogni dittatura che si rispetti, fra virgolette, naturalmente stiamo parlando in termini molto, molto generali, è chiaro che nascono dei personaggi che prima dell'avvento del dittatore di turno non sono nessuno, sono persone francamente scientificamente modeste, che hanno un curriculum abbastanza scarno, no? magari gente che in vent'anni ha, pubblic ha pubblicato due articoli scientifici, non di più. E questo è il caso. O meglio, sono più casi che io ho studiato all'interno del volume di quelli che ho denominato gli scienziati ideologi, cioè scienziati che si mettono al servizio del potere e che per tutta la durata del regime di Stalin avranno un potere incredibile perché saranno i cani da guardia dell'ideologia del partito, i rappresentanti nella scienza dell'ideologia. E questi potranno fare il bello e il brutto tempo all'interno della scienza, senza essere nessuno. E lo dico con cognizione di causa, perché questi personaggi che ho studiato, guarda, te ne cito due. Io mi sono molto concentrato su questi al pubblico non diranno nulla perché sono personaggi di fatto oggi semisconosciuti, però un certo Vartan Teroganiezov, che entra nel mondo scientifico dal nulla e dopo Stalin finirà nel nulla, e un certo Vladimir Lvov che tra l'altro è morto nel 2000, quindi insomma a 96 anni di età, era nato nel 1990, 1904. Queste persone, ce ne sono tante altre, con la morte di Stalin scompaiono nel nulla e vengono accantonate dagli stessi loro colleghi scienziati. Allora, nel corso delle grandi purghe degli anni 30, una loro parola aveva o potere assolutamente intimidatorio, erano le star dell'epoca, ripeto, senza essere nessuno, potere intimidatorio oppure conseguenze pericolosissime. E quando io parlo di conseguenze pericolosissime, intendo l'arresto, l'incarcerazione nel Gulag o, peggio, l'esecuzione. Non è che queste persone chiedessero direttamente, ah, quei nostri colleghi non sono in linea con l'ideologia, arrestate, uccideteli, però chiedevano dei provvedimenti. E sai, quando in un certo clima si chiedono dei provvedimenti, le conseguenze possono essere varie. Beh, ad ma vi sto ricordando di... alcune tecniche usate anche da noi negli ultimi tempi. Non si arrivava alla fucilazione, ma insomma, le tecniche sono le stesse. Ecco guarda, io ti allora, vedo dei personaggi e personaggetti, magari di secondo piano, che assurgono a starre e chiedono ad alta voce dei provvedimenti piuttosto severi. Vabbè, scusa Mauro l'intervento, ma, ma, ma è Mauro, ogni tanto un parallelo magari è il caso di, di, di farlo. farlo. Eh, sì. Ecco, questi diventano... Perché allora sono tornate in piazza le bandiere comuniste in Italia? <ride> ecco, ecco. <ride> no, è... tra l'altro questi personaggi allora diventano giudici delle teorie scientifiche, giudici delle teorie scientifiche senza magari neanche conoscerle. Io ti leggo una frase... Una frase che dice questo Vladimir Lvov nella conferenza sui problemi ideologici dell'astronomia nel 1948, quindi siamo nella cosiddetta guerra fredda, sono gli ultimi anni di Stalin, tra l'altro, nei quali Stalin comincia a incattivirsi ancora in più che in passato. Di fatto a un certo punto, la sua vita avrà un termine sul quale c'è un certo mistero. Eh? Dopo magari diremo qualcosa e eh, di infatti, partenza. poi, magari ti chiederò qualcosa sulla morte di Stalin. Eh, io te, e ne dono. parlerò, ne eh, parlo. Qua... Ne parlo, oggi, ne parlo. Oggi, oggi. Allora, questo Vladimir Lvov, nel 1948, quando si tenne questa conferenza pan-sovietica di tutta l'Unione Sovietica sui problemi ideologici dell'astronomia, dà quella che i tedeschi chiamano una killer phrase, cioè una delle frasi killer che bloccano il dibattito. Si sta parlando della teoria dell'universo in espansione e lui dice, prende la parola alla fine del convegno, quando c'è il dibattito insomma con i presenti, che è un tumore cancerogeno che corrompe la moderna teoria astronomica e costituisce il principale nemico ideologico dell'astronomia materialista. Allora, una frase del genere detta in un contesto al altro, diciamo, è una buttada di uno del pubblico, diceva, vabbè, grazie, hai detto la tua, insomma, come quando c'erano un lì di turno, si fanno convegni, diceva, vabbè, grazie. In realtà all'epoca poteva veramente chiudere un dibattito e... Sotto pena di provvedimenti seri, ma di diffamazioni di questo tipo. Quindi, eh, gli scienziati che sono troppo vicini alla cosmologia occidentale, eh, sono nemici del popolo, eccetera, ne abbiamo diversi esempi. E io per questo motivo vorrei passare immediatamente alla seconda tecnica di manipolazione: che è la eh, persecuzione, la repressione. La repressione violenta. Dicevi. Esatto, attenzione liquidazione fisica del dissenso e di quelli che vengono chiamati all'epoca i sabotatori. Li si definisce sabotatori della scienza e della cultura. Non stiamo parlando di eh, avversari, di coloro divergenti, no, resistenti, no. Sabotatori. Questi sono i sabotatori. La repressione dei nemici del popolo in Unione Sovietica in realtà prosegue fino alla morte di Stalin, fino al 1953, anche dopo, eh anche dopo non è che morto stalin l'unione sovietica sia diventato un paradiso si potesse dire quello che si voleva insomma non funzionava esattamente così certo è che ci furono dei picchi un picco quello maggiore si raggiunse durante il cosiddetto periodo delle grandi purghe siamo nel 1936 1938 specialmente nel 1937 1938 e il tutto ha inizio con l'uccisione di questo politico che io mostro così in fotografia, ora ogni buon studente insomma, di storia moderna sa chi sia, questo è Sergei Kirov. Era un, un leader amatissimo dal popolo e fra l'altro a un certo punto arriva a inimicarsi lo stesso st Stalin in persona. E vedremo che il suo omicidio, sul quale c'è un mistero, viene preso come scusa per motivare la repressione violenta. Adesso torniamo a noi. Praticamente che cosa succede? Succede, lì, che nel gennaio, febbraio del 1934, si tiene il diciassettesimo congresso del partito, che viene de denominato trionfalmente come il congresso dei vincitori. Cioè si autodenomina il congresso dei vincitori. Perché? Perché moltissimi obiettivi del primo piano quinquennale sono stati raggiunti in anticipo. Quindi non è solo il congresso del partito, è il congresso dei vincitori. Stalin, che prende la parola, ricordiamo che l'epoca è l'autorità assoluta, mm -hmm. richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere alta la guardia contro i nemici del popolo. Perché? Perché l'ideologia nemica, dice lui apertamente, non è ancora stata sradicata dalla mentalità del partito, dei membri del partito, né dalla mentalità del popolo. Quindi c'è ancora parecchio da fare e siamo all'inizio del 1934. Addirittura, come al solito, Stalin, più volte l'ho definito genio del male, sì. in questa occasione permette persino ai suoi nemici ormai caduti in disgrazia, soprattutto Kamenev, Zinoviev, Bukharin, che verranno tutti uccisi, poi tutti giustiziati pochi anni dopo, di prendere la parola. La linea di costoro era stata sconfessata dal partito, ma facendo prendere la parola a costoro. Per esprimere la loro opinione, Stalin passa persino da leader misericordioso. Quindi Stalin lascia addirittura che i suoi nemici prendano la parola e permette loro di parlare. Anzi, quando questi cominciano a parlare, il pubblico presente, i delegati del partito, cominciano a fischiare, è Stalin stesso che dice: No, calma, lasciamoli parlare, sono nostri compagni, quindi diamo loro la parola. Quindi passa persino da leader misericordioso. Dopo questo, Prende la parola anche Sergei Kirov, del quale abbiamo parlato poco fa, mm -hmm. che è primo segretario del Comitato Centrale di Leningrado. Kirov presenta proposte di programma molto più morbide di quelle di Stalin e molto più gradite ai presenti di quelle di Stalin. Tra l'altro Stalin viene anche criticato in parte eh, in maniera velata perché non è che potesse esagerare neanche lui, sebbene avesse una fama molto alta tra il popolo. Critica Stalin per l'eccessiva durezza. Allora che cosa succede? Succede che la relazione, l'intervento di Kirov ottiene più consensi di quello di Stalin. Tanto che a Kirov viene anche proposto di prendere il posto di Stalin alla segreteria del partito, come dire: vabbè, mettiamo fuori causa Stalin, abbiamo il nostro nuovo segretario. Ovviamente Kirov rifiuta perché non può arrivare a tanto. Pochi mesi dopo. Il primo dicembre 1934 Kirov verrà assassinato. Tra l'altro, in maniera, in maniera molto misteriosa. Magari dirò qualcosa dopo. E ti faccio presente anche un dato molto noto, ma che credo sia utile eh, riconoscere e eh, ricordare. Stalin, te lo dico in termini poetici, si incazzò molto per questo evento, parecchio. Tanto che anni dopo, dei 139 membri e candidati del comitato centrale presenti a quel congresso dei vincitori 98 sarebbero stati fucilati dei 139 presenti e dei 1966 delegati presenti 1108 sarebbero stati arrestati e giustiziati qualche anno dopo come dire vabbè adesso vi lascio fare me la leggo al dito poi tranquilli che vengo a riscuotere in realtà ancora prima anni, degli anni 37 38 delle grandi purghe delle repressioni ci sono, delle repressioni ci sono e come, anche se forse in tono minore. Io ricordo, ad esempio, che fra il 1931 e il 1934, l'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica venne depurata da un sacco di cosiddetti elementi indesiderati. Li chiamavano gli indesiderati, per un totale di 115 persone, scienziati, molti dei quali sarebbero stati fucilati negli anni a venire. Tra l'altro nel gennaio del 34 gli astronomi sovietici, perché in fondo lì il nostro discorso riguarda soprattutto l'astronomia, la cosmologia, vengono già minacciati da quello che è il commissario del popolo alla giustizia, tale Nikolai Krilenko, giustiziato a sua volta nel 1938. Durante un congresso pansovietico di astronomia, ricordiamo allora siamo nel gennaio del 34, e nello stesso momento si sta, si sta tenendo il congresso dei vincitori, lui, davanti a tutti gli astronomi sovietici, dice una frase molto inquietante, dice non potete fuggire dalla vita, non importa quale cima di montagna voi scagliate o in quale osservatorio di Pulkovo vi nascondiate, come dire, voi astronomi, non siete esclusi dalla politica, dalla battaglia ideologica, ci siete dentro. Quindi fate finta di essere neutrali, ma attenzione che qualcosa capiterà anche voi. Bisogna che vi scheriate. Certo, eh, in questo momento, bisogna dire la verità, nel mondo scientifico sovietico qualcosa ancora si muove, tra virgolette. Ricordo alcuni dati. In questo momento i contatti scientifici, Internazionali, fra sovietici e non sovietici, specialmente tedeschi, ricordiamo la grande amicizia prima dello scoppio della guerra fra la Germania Nazionale Socialista e l'Unione Sovietica, fra gli scienziati rispettivi, una grandissima amicizia, rispetto cordiale, al di là poi di tutte le posizioni di, di facciata, erano strettamente sorvegliati, ma esistevano questi contatti, cioè gli astronomi sovietici, i fisici sovietici pubblicano sulle riviste tedesche, ma in maniera continuativa. Nel 1935 l'Unione Sovietica entra nell'Unione Astronomica Internazionale che esiste tuttora organismo scientifico internazionale astronomico più prestigioso. Nel 1936 una delegazione internazionale giunge in suolo sovietico per osservare un'eclisse solare totale e c'è anche una delegazione dell'Italia di Mussolini, che tra l'altro apprezzò tantissimo questa spedizione in Unione Sovietica. Addirittura c'è anche qualche scienziato che azzarda qualche articolo cosmologico un po' ardito, in cui si presenta l'universo in espansione, si parla della possibilità che l'universo vada a morire, la morte termica, non sono compatibili col materialismo dialettico, infatti dagli a, breve, dagli a breve ci sarebbero state delle conseguenze. Per esempio, ti ricordo solo una cosa, fra il 1934 e il 1936 viene pubblicato... Io sono riuscito a mettere le mani su una copia di questo, su una traduzione in inglese, un volume, anzi sono due volumi, intitolato Corso di Astrofisica Stellare. È redatto dagli, dagli astronomi di Pulcovo, di questo importantissimo osservatorio astronomico praticamente vicino a Leningrado, che contiene anche articoli non troppo in linea con l'ideologia. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, primo dicembre 1934, Sergei Kirov, il politico amatissimo dal popolo viene assassinato. Viene assassinato da un certo Leonid Nikolaev che aveva pot potuto agire in maniera completamente indisturbata nei corridoi del palazzo Smolny di Leningrado, che è dove Kirov ha l'ufficio. Allora, pensa un po' il caso, il caso, eh. Questo Kirov era sempre accompagnato da una guardia del, del corpo, sempre, come tutti i leader sovietici, eh? Tutti Addirittura Cerachini aveva anche 200 di guardia del corpo e faceva degli spostamenti quasi di, di paesi interi. La sua guardia del corpo quella mattina viene trattenuta all'ingresso del palazzo da dall'Encavede, che è la Polizia Politica, il futuro KGB. Viene trattenuta per dei controlli, mentre invece questo Kirov accede ai corridoi e si dirige verso il suo ufficio. Questo Nikolaev entrato chissà come in quel palazzo non, non potevi entrare senza controlli non potevi entrare però lui ci entra e al matto di una rivoltella e colpisce alle spalle Kirov che muore sul colpo viene immediatamente arrestato subito e interrogato personalmente da Stalin quindi non dalla polizia da Stalin si mettono in un ufficio privato e Stalin alla presenza del capo di allora della della polizia politica che era un certo Yagoda, poi a sua volta purgato, da a pochissimo, interroga questo Nikolaev e chiede chi sia il mandante. Ovviamente, secondo tantissimi, il mandante era Stani stesso, era sì. la, la politica <ride> stessa, no? E viene a scoprire, viene torturato, viene minacciata la sua famiglia, gliene fanno di tutti i colori, finché questo disgraziato eh, confessa di essere membro di un centro terrorista sparso in tutta l'Unione Sovietica un, un centro-trotskista, quindi afferente a Trotsky, il politico ormai caduto in disgrazia. Il giorno dopo l'uccisione di Kirov, la guardia del corpo muore misteriosamente in un incidente d'auto, si dice, in un incidente d'auto. Quindi eliminiamo lui, eliminiamo la guardia del corpo, nessuno può parlare. Stalin dà immediatamente ordine da solo, senza consultarsi con gli altri membri del comitato centrale di accelerare i processi contro i sospetti di terrorismo e di non tenere più in sospeso le sentenze di morte. Dirama immediatamente un ordine in cui dice acceleriamo il processo contro i nemici del popolo. È l'inizio del terrore assoluto. Fra l'altro ricordo anche che da lì a poco, nel 1936, verrà emanata la nuova Costituzione che si chiama Costituzione staliniana, che dava il permesso di essere ancora più duri. Contro i cosiddetti nemici del popolo. Allora, Elia, le grandi purghe sono ricordate soprattutto per quattro grandi processi, in realtà per milioni di arresti di cent e centinaia di migliaia di esecuzioni, ma soprattutto per quattro grandi processi. Mm -hmm. Io, se permetti, ti vorrei leggere un po' di queste cose. Allora, perché credo che sia interessante, anche perché. Alcune confessioni dei politici in disgrazia arrestati ci aiutano a capire un po' la psicologia dell'epoca. Ci fu un grande processo nell'agosto del 36 a Mosca, che è chiamato il processo dei 16. 16. Vede fra gli altri imputati Zinoviev e Kameniev. Giunge la condanna a morte per tutti. Viene sterminata la cosiddetta sinistra eh, del partito. Poi, nel gennaio del 37, sempre a Mosca, c'è il processo dei 17. Che vede imputati altri eh, politici di, di primo ordine, fra cui un certo Piatakov, che poi vedremo importante in una citazione. Pensa che fuori dal tribunale, sulla Piazza Rossa, mentre si stanno dando le sentenze, leggendo le sentenze di morte, ci sono 200.000 persone che a meno 27 gradi attendono di sapere la sentenza degli, del, del tribunale, che è la condanna a morte per tutti gli imputati. E quindi, che cosa succede? Che conosciuta la condanna a morte applaudono tutti. Quindi, una folla in estasi che attende la condanna a morte, la sentenza di condanna a morte per costoro. Uno di questi imputati, durante il processo, fa il nome del maresciallo Tukhachevsky, che è uno dei, dei marescialli assoluti dell'Armata Rossa. Che cosa succede? Che pochi mesi dopo, nel giugno del 37, si tiene un terzo grande processo a porte chiuse. Che è contro gli ufficiali dell'Armata Rossa, fra i quali Tukachevsky. Allora c'è chi dice eh, di aver consultato i documenti dell'interrogatorio a Tukachevsky, che era un omone gigantesco che addirittura con una mano qualcuno dice era in grado di sollevare una sedia con una persona sopra. E tutti i documenti firmati, le confessioni ovviamente estorte e firmate, portano ancora le tracce di sangue. Tuttora si vedono le tracce di sangue. Allora, ricordiamo che questo Tukhachevsky viene accusato di essere il responsabile della sconfitta a Varsavia nel 1920. Allora, come abbiamo detto in un episodio precedente, nel 1920 l'armata rossa avanza fin quasi nel cuore, de, anzi avanza in Europa alle porte di Varsavia, dove viene fermato, fermata dall'esercito polacco. In realtà il disastro fu dovuto, fra l'altro, non tanto a Tukhachevsky, ma a Stalin, perché aveva preso parte come ufficiale al, insomma, alla battaglia sul campo ed era stato anche responsabile della disfatta, invece no, non è lui, ma è l'altro. Tukhachevsky viene eh, accusato di essere complice della Gestapo nazista e pensa che la polizia politica sovietica, in quel momento in accordo col Terzo Reich, fa un accordo con la Gestapo per produrre documenti falsi per incastrarlo. E a quel punto in sostanza lui è incastrato e finisce con la condanna a morte. Saranno 40.000 gli ufficiali dell'Armata Rossa sterminati nelle Grandi Purghe. 40.000. Difatti, nei primissimi mesi di guerra, quando la Germania invaderà l'Unione Sovietica, l'esercito sovietico verrà preso completamente alla sprovvista. Completamente. E poi nel marzo del 38 ci fu il processo dei 21 che trascinò nel baratro Bukharin. Yagoda, che era il capo della polizia politica, accusandoli di aver voluto tramare contro, contro Stalin e altri leader del partito. Allora, questi processi, che poi si estenderanno anche agli scienziati, non questi quattro processi, ma questo tipo di, di processi, vengono, tranne quelli a porte chiuse, eh, anche assistiti dalla stampa internazionale. Quindi sono presenti giornalisti internazionali. C'è chi all'inizio. Da retta e dice accidenti. Questi confessano perché si vedono durante questi processi gli imputati in lacrime, in lacrime, che confessano le loro colpe dalla prima all'ultima, sempre secondo uno stesso copione, e accettano la condanna a morte senza colpo ferire. Allora, chi all'inizio al primo processo crede alla versione del partito, effettivamente questi stavano preparando un colpo di Stato, eccetera, poi si insospettisce perché in ogni processo il copione è sempre lo stesso. Sempre le stesse confessioni, uguali identiche. Si vedeva che le argomentazioni, anche accettate dagli imputati a loro carico, erano comunque contraddittorie, ma questi accettavano tutto, dicevano di sì a tutto, quindi si capiva benissimo che era una farsa, eppure eh, si accettava la condanna a morte. C'è uno storico, Robert Conquest, che è stato uno dei primi. Ad aver studiato le grandi purghe. Scusa, ma perché da parte degli imputati confessare se poi sapevano che comunque c'era la, la condanna a morte? Cosa riportava? Ar ci arrivo? Allora perché per vari motivi. E, uno, il più affascinante, tra virgolette, è la mistica del partito, della quale parla questo storico Robert Conquest, del quale adesso vorrei dire qualcosa ma poi più terra a terra perché costoro quando venivano arrestati venivano minacciati in tutti i modi possibili sai Elia io ti dico se confessi se confessi ti condanno a morte ma lascio stare la tua famiglia ah ecco sì se solito, non... solito... Se... Ecco. tipico mafioso insomma esatto se non confessi io parto da tua moglie dai tuoi genitori se li hai dai tuoi zii dai tuoi cugini e sono in modo di... e sono in grado di tirarli tutti dentro nel circolo certo. vizioso dei nemici del popolo Faccio espellere i tuoi figli dalla scuola e li faccio cadere in disgrazia, morite di fame. Dite, Vedi tu cosa vuoi fare. Alcuni resistono, alcuni resistono e dicono no, queste sono menzogne, ma poi alla fine cedono. Ma la maggior parte cede immediatamente. Allora, Robert Conquest, questo storico inglese, ha parlato di una mistica del partito che è stata messa in luce anche, anche da alcuni politici poi condannati a morte. Tra l'altro, ricordiamoci che si trattava di torture fisiche e psicologiche che duravano mesi e mesi prima dei processi, non una settimana. Mesi e mesi di torture e di lavaggio del cervello, chiusi in una stanza senza bere né mangiare, cioè, alla mercé di, di questi agenti della polizia politica. Allora, la mistica del partito. Lo storico inglese Robert Conquest parla di una sorta di mistica del partito, alla quale gli imputati, fra mille sofferenze, torture, minacce e pressioni, erano alla fine disposti o costretti a cedere. Secondo questa mistica di Orwelliana memoria, di Orwelliana memoria, al cospetto del partito l'individuo non è che una cellula sacrificabile per il bene del tutto. Il partito non può che avere ragione. Quindi se io sono innocente ma il partito, di, il partito dice che sono colpevole e ha bisogno del mio sacrificio, io sono colpevole. Come affermato da Piatakov, che abbiamo citato prima in uno dei quattro grandi processi, egli stesso giustiziato, queste sono le sue parole, eh, per il vero bolscevico non può esserci vita al di fuori dei ranghi del partito ed egli sarà pronto a credere che il nero è bianco. E che il bianco è nero se il partito lo chiedesse. Lo dice lui, condannato a morte. Ripeto, non c'è vita al di fuori dei ranghi del partito. Ed egli sarà pronto a credere che il nero è bianco o che il bianco è nero se il partito lo chiedesse. Quindi c'è una vera e propria mistica del partito. In ogni caso, queste purghe permettono a Stalin di sbarazzarsi della vecchia guardia della vecchia guardia e sono giustificate tutte con la scoperta di questi centri terroristici sparsi in Unione Sovietica. Viene messa alla sbarra la nazione intera con fucilazioni, condanne al Gulag che negli anni 30 raggiungono centinaia, e centinaia e centinaia di migliaia di prigionieri, processi pubblici e umiliazioni. Ricordiamoci anche che molto spesso la polizia politica irrompeva di notte nelle case dei sospettati di notte c'era impossibilità di parlare, dell'azione assoluta, io non potevo neanche parlare col vicino di casa, una sola parola sospetta avrebbe significato la fine. Per la campagna di epurazione viene scelto questo individuo chiamato poi il sanguinario, che adesso proietto, che è questo tizio qua. Vedi? Questo è Nikolai Jezov, Nikolai Jezov Assistente di sarto e operaio di fabbrica, uomo che non aveva nessuna istruzione alle spalle e egli stesso in seguito purgato come nemico del popolo, diventa in quegli anni 37-38 e anche 36, la persona più temuta in tutta l'Unione Sovietica per pochi mesi. Ma è un grandissimo esecutore e il suo, il suo ruolo riguarda anche gli scienziati. Allora, questo tipo, Nikolai Yezov. Nasce a San Pietroburgo, all'epoca era ancora San Pietroburgo, il primo maggio del 1895. Fa una carriera rapida, militare. Passa dall'esercito imperiale a quello bolscevico, prima ancora della rivoluzione rossa, rivoluzione d'ottobre, e combatte nella guerra civile. Diviene commissario del popolo per l'agricoltura. Fa una carriera politica lampante, tanto da diventare membro del comitato centrale. Dopo Kirov, Stalin lo chiama e lo incarica di indagare sull'omicidio Kirov e su questi centri terroristici. Mm -hmm. La prima indagine che Jezov compie è contro Yagoda che è capo della polizia politica e del quale in quel momento Jezov è assistente. E che cosa succede? Che Jezov, in accordo con i suoi agenti, fa mettere del mercurio, del mercurio sulle tende dell'ufficio di Yagoda e alla prova che Yagoda, la prova fisica, ha del veleno con il quale avrebbe voluto avvelenare Stalin, Yezhov stesso, stesso e altri membri del partito. Divent viene accusato di essere una spia tedesca che voleva ripristinare il capitalismo, ok, in Unione Sovietica. Bene, diviene la persona più temuta in Unione Sovietica, tanto che durante la sua azione il 50% dei funzionari del governo e degli ufficiali dell'esercito viene perseguitato, 50% sono tanti, eh? il 50%. Mm. E che cosa dice? Il suo programma è riassunto in questa frase. Noi abbiamo bisogno di epurazioni, epurazioni, epurazioni e nient'altro che epura epurazioni. Io non avrò dubbi né incertezze né debolezze. E dice già subito, guardate che è inevitabile che siano e saranno puniti degli innocenti. È inevitabile perché quando si spacca la legna i truccioli volano e lui diceva in maniera spietata difatti veniva chiamato il sanguinario non a caso meglio dieci innocenti ingiustamente perseguitati che una spia libera meglio dieci innocenti ingiustamente perseguitati che una spia libera l'offensiva contro il nemico lo richiede ecco questo è il programma di Iedov e lo attua nei primissimi mesi primi mesi Circa 270.000 persone vengono arrestate, 76.000 vengono fucilate praticamente in maniera immediata. Nel giro di due anni, durante la cosiddetta Yezov-Shina, la cosa di Yezov, che sono gli anni in cui lui si scatena, 1.700.000 persone vengono arrestate, internate e giustiziate. Ora, il giudizio sommario e l'esecuzione vengono affidate alle troiche. Le troiche sono squadrette locali composte da due o tre personaggi, magari gli agenti del corpo locale, della polizia politica, con potere di vita o di morte. Praticamente queste troiche, sparse in tutto il territorio dell'Unione Sovietica, ricevono da Mosca periodicamente delle quote di nemici del popolo da eliminare. Tu, Elia, sei a capo di una troica, io da Mosca, ti invio eh, un ordine in cui ti dico guarda che tu nel mese di novembre devi, devi giustiziare almeno 30 nemici del popolo, 30.000 nemici del popolo, 30.000, mi, di, mi dirai ma come scusa, se mai arresto quelli che ci sono? No no, me ne devi fare almeno 30.000 e se non lo fai vengo a prendere te che sei responsabile, insomma era questo il modo di operare, solo che cosa succede? Succede che si innesca, un circolo vizioso terribile. Ma Scusa, eh, Stalin in prima persona non interveniva mai su queste sì. esecuzioni. Sì, eh, E quel ruolo, ruolo di Stalin in questa... Eh, adesso ci arrivo, adesso ci arrivo, ma non solo Stalin, ma anche i leader sovietici che a noi sono presentati come liberatori, no? Arrivo subito a tutto questo. Mm -hmm. Allora, questi agenti locali, queste troiche agiscono con uno zelo talmente infiammato che non solo rispettano le quote di mosca sotto pena di morte a loro volta ma le superano in maniera abbondante in maniera abbondante quindi c'erano eh, dei gruppi locali che ricevevano l'ordine di uccidere non lo so il mese di novembre del 37 guarda che sto sto inventando eh, 15.000 persone ne uccidevano 25.000 per far vedere quanto erano bravi a scovare i nemici del popolo e se non ci riuscivano perché non era sempre facile neanche trovare i numeri per soddisfare queste quote, cioè arrivavano degli ordini in paesi in cui la popolazione non raggiungeva neanche numericamente la quota, allora dovevano ricorrere a degli stratagemmi particolari. Ti leggo un aneddoto terribile. Terribile, tutto questo sempre trattato nel volume. E io eh, sono, ti dico la verità, a parte inquietato da tutte queste cose perché sono accadute. Sono anche tra virgolette, comprendi bene il termine, contento di poterlo dire perché queste sono cose che devono essere portate all'attenzione. No, ma delle... si parla tanto di fascismo, nazionalsocialismo. Eh. E come mai il comunismo c'è un, un silenzio quasi tombale su queste cose? Perché il comunismo ha vinto la guerra, Elia. Il comunismo ha vinto la guerra, ha avuto un potere straordinario anche in Europa. E quindi, sai, è. E la cancellazione della storia è stata una delle prerogative assolute del comunismo o forse perché il comunismo è ciò che vogliono instaurare o forse perché il comunismo è ciò che si vuole instaurare eh, eh, Ma guarda sì. ti leggo un aneddoto sì. sempre nel libro ecco un orribile aneddoto sul tema ordini per ulteriori esecuzioni arrivarono da mosca jezov telegrafò al capo dell'encavide di fronze capitale della kirghizia siete incaricato di sterminare 10.000 nemici del popolo. Riferite il risultato con un cenno. La formula di risposta fu: In risposta alla vostra del puntini puntini sono stati giustiziati i seguenti nemici del popolo e seguiva l'elenco dei nomi. Un ordine all'encavedé di Sverdlovsk chiedeva 15.000 esecuzioni. In una piccola città vicino a Novosibirsk vennero ordinate 500 esecuzioni. Un numero al di sopra della normale capacità. Così l'Encavede dovette giustiziare i preti e i loro familiari, tutti quelli che avevano espresso critiche, gli ex membri ammistiati dell'Armata Bianca e così via. Normalmente tutti costoro sarebbero stati condannati solo a cinque anni di prigionia o meno, invece vengono tutti giustiziati. Nel febbraio del 1938 Jedov in persona si recò a Kiev per indire una speciale conferenza dell'Encavedè nella quale decidere 30.000 nuove esecuzioni in Ucraina. Quindi così si decideva. Ora, qual è la cosa interessante? Costretto non costretto, per carità, bisognerebbe analizzare. La firma di Khrushchev, Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev, mm. compare in calce... Lo scarpa. Ecco, compare <ride> in calce a numerosissime liste di morte. Quindi Kirov stesso fa lui stesso richiesta di entrare in una di queste troiche e la sua firma, la sua ratifica di condanna a morte compare in numerosissime liste. Lo dico perché quando Stalin morì Beh. si attribuì tutto il sangue a Stalin. E, e, insomma, andiamo a bene a vedere le cose. Comunque, alcune troiche si distinsero veramente per la loro spietatezza. Ad esempio, la troica dell'Uzbekistan, fra il 37 e il 38, ordinò 40.000 esecuzioni. Gli arresti venivano giustificati Elia anche con motivi banali. Ad esempio, uno dice: Ah, ma non ci credo, portare la barba, in alcuni casi portare la barba troppo lunga. Sicuramente sei un trasandato, un nemico del popolo. In alcuni casi si faceva così, o anche avere lo stesso nome di personaggi caduti in disgrazia. Allora ti faccio un esempio: il vero nome di Trotsky non era Trotsky è uno pseudonimo. Lui si chiamava Lev Bronstein. Lev Bronstein. Lo scienziato fisico 32enne Matt Wey Bronstein, un grande fisico, viene arrestato e giustiziato anche fra l'altro con l'accusa di portare il nome stesso di una persona caduta in disgrazia. Uno dice, non può essere. Eh, non può essere, basta leggere i documenti, eh. non, non, sono, non sono invenzioni. E succedeva questo. Tu chiedevi il ruolo di Stalin. Allora, ogni giorno sulla scrivania di Stalin al mattino comparivano liste di decine, centinaia o migliaia di nomi di candidati alla morte. Quindi Stalin si alzava, in genere si alzava nell'ultimo periodo della vita, specialmente molto tardi, molto tardi, dopo mezzogiorno o a mezzogiorno, scorreva queste liste e con una penna aveva potere di vita o di morte, metteva una graffa sui nomi che dovevano essere eseguiti, cioè delle persone giustiziate. Quelle che voleva salvare erano depennate, quindi con un tratto di penna poteva dare la morte a una persona o dare la vita a una persona. Poi cosa faceva? Molto spesso, dopo aver guardato queste liste, averle esaminate, sottoscritte, revocate, eccetera, andava a fare colazione o a guardarsi un film, perché era una, un amante dei, dei film. Anche qua leggiamo, leggiamo qualcosa, chiedo scusa eh, se faccio questi. Questi... No, è, guarda, veramente è un, quadro, è un quadro incredibile. Io tante cose, qualcosa, anzi, tante cose le sapevo, avevo letto anche sul tuo libro. Ma stai aggiungendo sempre di più dei passaggi anche del libro che ho praticamente dimenticato. E, ma sul libro ci, ci sono tantissime informazioni in più. Comunque, vai Mauro, perché, perché è proprio il caso di, di, di far capire esatto. che è questo, questo comunismo. Allora, ogni mattina nel suo ufficio al Cremlino, Stalin trovava sulla sua scrivania le liste della morte, con centinaia di nomi proposti da Iedov per l'esecuzione. Il dittatore sceglieva quali approvare e quali no. A volte in un solo giorno ratificava centinaia o migliaia di sentenze di morte per poi recarsi in tutta serenità a vedere un film. Conquest, il, lo storico che ho citato prima, scrive. Noi possiamo raffigurarci Stalin al suo arrivo in ufficio che trovava quasi sempre nella cartella della posta un elenco di alcune centinaia di nomi di persone destinate alla morte che guardava e approvava come parte della routine ordinaria, una roba normale. Io quando arrivo nel mio studio trovo le email, trovo richieste di appuntamento, telefonate, eccetera, è routine. Per lui ratificare la sentenza di morte o meno era routine. Nel solo giorno del 12 dicembre 1937 Stalin e Molotov ratificarono 3.167 eh, sentenze di morte e poi se ne andarono al cinema. Tanto, eh, cioè, ci rendiamo conto, ci rendiamo conto di, di, queste, di queste cose. Addirittura negli uffici pubblici, eh, non solo amministrativi, ma anche delle poste, così, non si metteva neanche più la targhetta dei nomi dei direttori. Non si metteva più perché tanto sapevano che dopo poche settimane scomparivano tutti. Quindi mettere studio del signor Alessandro Rossi eh, non si faceva più, tanto c'era e due giorni dopo non c'era più e quindi neanche ci si prendeva. E chi prendeva il posto lo sapeva benissimo di, di che sarebbe scomparso entro breve, ma l'alternativa era morire subito. L'alternativa era, era, era cadere subito. Come dicevamo pr prima, non fu risparmiato ne nessun settore, neanche quello degli scacchi, come quello degli scacchi, neanche quello del calcio, perché i nemici del popolo erano persino negli scacchi. Kriyenko, il famoso commissario del popolo alla giustizia, aveva condannato la pretesa neutralità degli scacchi e aveva auspicato la creazione di un piano quinquennale per gli scacchi, ci rendiamo conto? Quindi c'era un modo proletario di giocare agli scacchi è un modo borghese di giocare agli scacchi. Per quanto riguarda il calcio, la squadra dello Spartak Mosca, che esiste tutt'ora, eh. vide arrestati tre fratelli Starostin, arrestati perché avevano dei rapporti internazionali. Per quanto riguarda l'astronomia, nel 1936 viene scoperto, siamo quindi all'interno di questa grande gigantesca purga, il cosiddetto centro scientifico trotskista zinovievista che è un centro terroristico formato da scienziati moltissimi dei quali cosmologi che coinvolge scienziati a Leningrado Mosca, Novosibirsk, Kiev Kharkov, Dnipro, Tashkent e altrove e altrove almeno il 20% degli astronomi professionisti di tutta l'Unione Sovietica subisce l'arresto. Il 20% è tanto. Io nel mio libro Elia presento decine e decine di pagine di nomi di scienziati arrestati quando fosse andata bene, licenziati se fosse andata veramente bene solo licenziamento all'epoca era una grazia eh? solo licenziamento o come molto spesso accade accadeva esecuzione quali erano i capi di accusa verso questi scienziati a parte insomma, la deviazione ideologica, avevano avuto numerosissimi contatti con l'estero, avevano intrapreso viaggi di studio, soggiorni all'estero, chi con gli Stati Uniti, chi con la Germania, chi in altre regioni, avevano pubblicato su riviste straniere e questi erano dei capi di accusa perfetti nel periodo delle grandi purghe. A Pulkovo, famoso osservatorio, un quarto del personale viene sterminato. Fra il quale lo stesso direttore viene arrestato. Quindi ci sono gli strumenti, ma manca il personale per utilizzarli. Viene eh, giustiziato il direttore, viene arrestato e ucciso il direttore dell'istituto astronomico di Leningrado. Vengono arrestati geologi, geofisici, matematici, ingegneri, fisici, mineralogisti, docenti, meteorologi, eccetera, eccetera. Esemplare è il caso di. Uh, Nikolai Vavilov famoso biologo morto di Nedia nel 1943, perché si era opposto a Lisienko Trofim Lisienko che era un biologo ciarlatano eh, il cui fratello Sergei Vavilov era un grandissimo fisico che in quegli stessi anni riceveva numerosi premi dal partito quindi un fratello arrestato e morto di Nedia mentre l'altro fratello fisico con tutta la sofferenza che probabilmente doveva tenere nascosto per sé, riceve dei premi dal partito. Ecco, Mauro, e... ma in questo clima eh, non ci furono scienziati che riuscirono magari, o, o altri che riuscirono a salvarsi magari fuggendo all'estero, o era praticamente impossibile? Eh, non era possibile andare all'estero, non era possibile perché le, le, praticamente per ordine di Mosca non si poteva più andare all'estero, salvo casi veramente eccezionali e comunque sottoposti a sorveglianza. Non era, era impossibile, era impossibile sfuggire. Bisognava semplicemente auspicare che a, quel a quell'epoca Stalin morisse, cioè, era, era l'unica speranza per alcuni, perché per altri Stalin semplicemente era ignaro di tutto quanto stava accadendo e se l'avesse saputo sarebbe intervenuto. Cioè, ci sono varie varie cose da dire, ma adesso... Ma questo è vero che tante cose Stalin non le sapeva, oppure Stalin in realtà... Cioè, una dittatura trova sempre dei capri spiatori, no? Perché vuole essere... un dittatore vuole essere amato dal popolo, vuole essere acclamato, eh, ma questa ferocia... Cioè, eh, il popolo come la leggeva? Stalin come se la cavò? Cioè, che giustificazione dava poi di questo? Io ci arrivo... Io, ah, il, ok, scusa. No, 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 nel senso ci arrivo perché è, è molto interessante quello che stai chiedendo e anche molto inquietante. Allora ci arrivo, ma prima di arrivare a questo, io vorrei anche dire dei nomi perché stiamo parlando di tanta teoria, ma facciamo anche dei nomi certo. perché, sai, i nomi aiutano a chiarire. Ovviamente, non posso leggere tutte le decine di pagine perché stiamo qui fino a stasera. Chi vuole, eh, nel libro trova tutte le informazioni, allora alcuni però. Francamente, meritano di essere letti perché ti fa vedere come funziona la diffamazione e poi la repressione. Allora, Nikolai Kosirev, che era un giovane astronomo 27enne, venne arrestato il 6 novembre 1936 mentre si trovava una serata di gala a Leningrado davanti a tutti: era l'umiliazione. Fu arrestata anche la moglie, rilasciata poi nel settembre del 42. La punizione dello scienziato fu tremenda. Dopo due anni di prigione fu inviato nel gulag siberiano di Norilsk, fondato nel 1935. La sofferenza di Kozirev venne acuita dalla denuncia contro di lui fatta da un compagno di prigionia per aver dichiarato che un poeta anticomunista, adesso non sto qui a citare i nomi, non è interessante, era stato un grande poeta. E per essersi espresso positivamente sulla cosmologia occidentale. Quindi, questo Kozirev è in prigione in un gulag e un suo compagno lo denuncia, compagno di gulag, lo denuncia ai competenti superiori. Guardate che lui ha detto che quel poeta anticomunista è un grande poeta e si è espresso a favore dell'universo in espansione. Vedete voi, Kozirev venne condannato ad altri dieci anni di prigione in un gulag. Ad altri dieci anni di Gulag. Dopo aver, senti qua, ingenuamente fatto appello alla Corte Suprema, Kosire, ottenne la condanna a morte per fucilazione. Quindi lui fa appello: dice: Guardate, che questi ulteriori dieci anni io non me li merito. Allora la sentenza dei dieci anni viene convertita in condanna a morte. L'astronomo fu però estremamente fortunato perché a Norilsk, dove era detenuto, non esistevano squadre di fucilazione e la sentenza capitale venne alla fine riconvertita in detenzione. La vicenda di Kozyrev, fra l'altro, è anche descritta in Arcipelago, Gul eh, in Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, il famoso. Mm. Nikolai Dne Dneprovsky, altro scienziato, eh, arrestato nel 1936, condannato a dieci anni alla confisca dei beni, impastisce nel Gulag, perde la ragione e la moglie muore. Boris Gerasimovic, che era direttore di Pulkovo, che era stato troppo in contatto con paesi e scienziati stranieri per non destare sospetti. Allora, questo scienziato, che aveva un carattere molto forte e aveva dei meriti scientifici incredibili, tra l'altro aveva anche scoperto una frode da parte di uno studente che era in corso in Unione Sovietica, si era assunto dei meriti che non aveva e Gerasimovic lo scopre e lo rende pubblico, viene accusato di essere stato lui ad aver messo quello studente dove era, eccetera, e viene accusato dalla stampa di servilismo all'Occidente. Lui è il servo dell'Occidente e ha preferito a quelli sovietici strumenti stranieri in preparazione della tanto attesa osservazione dell'eclisse solare del 36. La stampa politica dell'epoca prende posizione contro di lui mh, e termina uno di questi articoli qualche mese prima del suo arresto con l'inquietante affermazione è finalmente giunto tempo di portare vero ordine bolscevico a Pulcovo. Diffamazione stampa contro i nemici del popolo, interviene anche quello scienziato ideologo che prima ho citato Vladimir Lvov, che era il cane da guardia del partito, anche lui a rincarare la dose. Morale della favola? Morale della favola è che Gerasimovic nel 1937. 29 giugno del 37, mentre si trova a bordo del treno Mosca-Leningrado, viene arrestato davanti a tutti. Pochi mesi dopo viene emanata la sentenza di condanna a morte e viene ucciso. Alle famiglie di tutti questi scienziati caduti in disgrazia arrivava la comunicazione della condanna a dieci anni di prigione senza diritto di corrispondenza. Quindi la famiglia diceva: Bon è condannato a dieci anni, eccetera. Il destino. Di queste persone, a cule delle quali non si sa ancora adesso dove siano state sepolte, eccetera, verrà conosciuto solo alla fine degli anni 50, in parte negli anni 80 e in parte semplicemente mai. Boris Numerov, presidente del Consiglio astronomico e direttore dell'Istituto astronomico di Leningrado, viene arrestato in quanto accusato di essere eh, una spia dei servizi segreti tedeschi. Mm. E di aver tramato anche contro in sostanza contro, eh, contro altri leader sovietici. Lui sarebbe, st morto in sarebbe stato condannato semplicemente alla prigione, solo che di fronte all'avanzata tedesca che sta per prendere la città dove è detenuto, le autorità sovietiche dicono: Vabbè, non possiamo liberarlo perché è un nemico del popolo, faremo una brutta figura, non possiamo lasciarlo in mano ai tedeschi perché chissà cosa direbbe, quindi lo uccidiamo. Si faceva anche così e così via. Magari ancora solo un esempio: Matt Bronstein eccetera, al quale arriva l'Enca vede in casa e gli dice per con consegnaci immediatamente l'arsenale di armi e veleni in tuo possesso, e lui reagisce ridendo perché pensa a un malinteso, in realtà finisce in prigione e viene fucilato, eccetera, eccetera. Poi c'è anche un meteorologo, Alexei Vangenheim, che è praticamente un meteorologo di fama nazionale in Unione Sovietica, che viene accusato di sabotaggio sulle previsioni meteorologiche per danneggiare le coltivazioni sovietiche e creare carestie per il popolo, eccetera, eccetera. Cioè queste cose qua, Elia, sono esistite. Questo è stato il comunismo sovietico, questo è stato Stalin e non solo Stalin, anche la sua cerchia certo. anche la sua cerchia. Allora, io qua posso anche dire quale sia la mia personalissima opinione che ho maturato in questi anni di ricerca, che mi hanno poi condotto a redigere il volume sul ruolo delle teorie scientifiche in queste condanne. Perché, eh, sai, io nel 2011, durante un convegno tenuto a Dresda, in cui si parlava della, della fisica nella guerra fredda, dove io ebbi anche l'onore, sostanza, di, di presentare una, una, um, un, una relazione, conobbi uno storico russo di primordine assoluto, che è um, Alexei Koyevnikov, con il quale in un albergo di Dresda una mattina riuscì a parlare e io gli fui molto grato perché io non sapevo ancora chi fosse, lui è un'autorità, Koyevnikov è un'autorità. Dello, dello studio della storia della scienza, particolarmente della fisica sovietica. Lui sentì la mia relazione, siamo nel marzo del 2011 a Dresda, dove esponevo anche quello che secondo me era il ruolo del, insomma, della, della teoria scientifica non allineata con l'ideologia del partito per gli arresti di questi scienziati. Lui ascoltò in silenzio la mia relazione, non disse nulla e di questo lo ringrazio, io gli sono ancora grato perché mi avrebbe potuto demolire. Io ero ancora un ricercatore di dottorato, mi avrebbe potuto demolire. Terminata però la conferenza, venne a parlarmi e mi disse, il, tutto il dibattito avvenne in lingua, in lingua inglese, mi dice, guardi che secondo me sta esagerando, nel senso che la deviazione filosofica non era sufficiente, cioè non era, troppo, cioè, non era una motivazione sufficiente per l'arresto, doveva esserci anche sempre qualcosa di politico. In realtà io qua mi permetto di dissentire. Mi permetto di dissentire perché negli anni delle grandi purghe, quando si dovevano soddisfare le liste di morte, le quote richieste da Mosca, è chiaro che un agente locale che vede determinati scienziati attaccati da questi ideologi eh, poteva essere invogliato anche per emergere insomma in tutto lo il suo zelo per il rispetto del partito di Stalin, eccetera, ad arrestare queste persone. Quindi secondo me io qua mi permetto di dissentire da questa autorità, nel senso questa è l'opinione che ho maturato, e dire che invece che almeno eh, in l'ho abbiamo... maturata in base a tutta la ricerca che hai fatto, non è che, cioè, voglio dire ha delle fondamenta no? questa tua opinione. Certo, e come? come. E... Quindi praticamente io quello che scrivo nel volume è che... Eh deviare dall'ideologia del partito significava automaticamente deviare dalle esigenze della rivoluzione, rendersi estranei al progetto di formazione dell'uomo nuovo sovietico, un motivo più che sufficiente in molti casi per l'arresto. Un funzionario locale dell'NKVD, dato il clima dell'epoca, che in ogni caso avrebbe dovuto agire per soddisfare le quote di arresti imposte da Mosca, avrebbe potuto trovare spunti utili in articoli di denuncia. Come quelli menzionati nel corso del volume. C'è uno storico, che, diciamo, eh, su, con, con l'opinione del quale io concordo, che invece dà un ruolo molto più importante alla deviazione filosofica e scientifica. E scrive: Ecco seduto alla sua scrivania nel suo ufficio, un tenente o forse un capitano dell'NKVD. Come si può soddisfare nel modo più semplice possibile il suo interesse generale per la scienza? Leggendo riviste scientifiche divulgative. O meglio, riviste politico-letterarie del tipo di Novimir, che era un giornaletto scientifico divulgativo dell'epoca. Se ciò avviene, assalti infuocati come quelli di Lvov, Vladimir Lvov, alla fisica riescono a infiammare il cuore di un tecnico dell'enkaved verso i fisici. Se quindi la redazione di Novimir, con essa all'opinione pubblica politica, la voce del popolo. Approvano l'articolo di uno come il VOV, allora la cosa diviene chiara netta. Com'è possibile, si chiede la gente, che questo autore che scrive di cose così dotte non disponga della possibilità di punire i nemici del popolo? Bisogna aiutarlo. Allora, lo scienziato ideologo che condanna i colleghi non in linea con l'ideologia del partito deve essere aiutato dalla polizia, che veniva chiamata la polizia politica, la sentinella della rivoluzione. A questo punto, la domanda è come diavolo reagirono i colleghi degli scienziati caduti in disgrazia? Cosa dissero? Nella maggior parte dei casi, Elia, confermarono la bontà dell'operato. E ci fu proprio, io mi permetto di dirlo, perché queste sono cose che vanno dette, chi fece veramente schifo, come questi scienziati ideologi eh, che si approfittarono della caduta in disgrazia dei loro colleghi per dire io l'avevo detto l'avevo denunciato ecco l'articolo che avevo pubblicato ma anche le riviste furono davvero pessimi 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 ma anche le riviste specialistiche dell'epoca per esempio il giornale astronomico l'Astronomieschi Journal la rivista astronomica più tecnica più specialistica più eh, prestigiosa dell'Unione Sovietica condannò questi nemici del popolo e confermò la bontà del loro arresto. Ti leggo un editoriale firmato da scienziati di primo ordine, fra i quali anche il presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, in cui si scrive: chiediamo la liquidazione spietata e cruenta dei criminali traditori della nostra grande patria. Esigiamo l'annientamento totale di questi spregevoli aborti, di questi spregevoli aborti. La stampa politica ovviamente sosteneva il tutto, ci mancherebbe. Eh, un editoriale del 1937, ricordiamo. L editoriale del 1937, sì. Giusto? Esatto, editoriale nelle Astronomieschi Journal del 1937, citato sì. e da me analizzato anche nel volume. Ecco l'articolo della Prava. Sì, sì. L'articolo della Pravda, che invece è la stampa politica, non si possono trovare parole per esprimere pienamente l'indignazione e il disgusto. Questa gente ha perduto l'ultima sembianza di umanità. Essi devono essere distrutti come carogne che ammorbano la pura tonificante aria della terra dei soviet. E ancora, Andrei Biscinski, che era il procuratore generale dei grandi processi, dice alla fine del tutte le sue requisitorie debbono essere uccisi come cani cioè tutti immagini cioè alla fine dell'interrogatorio questo qua il procuratore generale dell'unione sovietica dice debbono essere uccisi come cani il nostro popolo chiede una sola cosa schiacciate il maledetto rettile passerà il tempo sulle tombe dei traditori cresceranno cardi ed erbacce sulla strada ripulita dall'ultima feccia e dall'ultimo sudiciume del passato, noi, il nostro popolo, con il nostro amato capo e maestro, il grande Stalin alla testa, marceremo come prima avanti e ancora avanti verso il comunismo. Allora a quel punto uno potrebbe dire: Quando vedo un mio collega arrestato, eh, con il quale ho trascorso anni di ricerca, Improvviso con accuse che sono false, ridicole, perché non posso crederci veramente, io cosa posso fare? Posso o fare schifo e prendere posizione contro, cioè contro di lui, oppure posso parlarne a favore, che significa la morte, significa la morte, oppure posso non parlarne, però attenzione... Eh, anche, quello, anche quello non va bene, il silenzio non va bene. Difatti, difatti, il silenzio Sarebbe potuto essere visto come tacita complicità. E questo ce lo dicono alcuni dei prigionieri rinchiusi nei gulag. Allora c'è un racconto che io suggerisco di leggere, è un racconto molto toccante di Varlam... sì, io ho, letto, ho letto questo libro, sì, perfetto. Varlam Shalamov, i racconti della colima 1995. Shalamov trascorre più di vent'anni in un gulag poi ne esce vivo ne esce vivo e dice restare in silenzio quando tutti gridano urra a stalin anche qua anche questo basta per essere fucilati il silenzio è propaganda lo si sa da tempo quindi anche non condannare può essere motivo di accusa adesso io e te ne stiamo parlando in questo momento ma siamo nelle nostre stanze non si succede nulla mettiamoci veramente nell'angoscia che doveva provare una persona all'epoca, all'estero cosa... Ma questo è qualcosa di importante perché, perché, perché fa capire esattamente qual è la mentalità che c'è dietro. Quindi, se il silenzio è, è considerato una forma di, di, di collaborazionismo, una forma di, di schierarsi contro, in realtà, no, tu sei un sabotatore perché non dici niente. E allora si spiegano tante cose. Vabbè, era solo questo che volevo dire. Si spiegano tante cose: la corsa alla dichiarazione, la corsa a rincarare la dose, eccetera. Ok, niente, solo questo. Mauro, prego, vai avanti. No, no, ma è, è chiarissimo: è chiarissimo. Eh? All'estero si crea sgomento perché si vedono d'improvviso degli scienziati sparire nel nulla, però sostanzialmente non ci si può fare assolutamente nulla. C'è chi tenta in extremis di salvarli. Ad esempio, Boris Gerasimovic eh, viene invitato negli Stati Uniti quando sta per cadere in disgrazia e, e si sa che il suo arresto è lì lì per venire. Viene invitato all'estero da un suo collega americano, l'astronomo Harlow Shapley, astronomo americano. Però Gerasimovic risponde con un telegramma in cui dice semplicemente: Mi dispiace, non posso venire. Perché non avrebbe mai ricevuto il, il permesso, e di lì a poche settimane scompare e viene condannato a morte. Le opere degli scienziati caduti in disgrazia non si possono neanche citare. Gli scienziati caduti in disgrazia non si possono nominare, sono ridotti al rango di non persone. Anche solo citarli in una discussione orale avrebbe potuto avere conseguenze, come licenziamenti o esclusioni da alcune, da alcune cariche. Certo è vero che non mancarono scienziati eroi che in qualche modo cercarono di aiutare almeno le famiglie dei loro colleghi caduti in disgrazia, in silenzio, dando a loro abitazioni da mangiare. Quindi qualche esempio di eroismo ci fu. Poi ci furono anche dei casi nei quali si sapeva che scienziati, che magari avevano una certa carica, avevano delle relazioni con dei parenti caduti in disgrazia, magari dei fratelli o dei cugini dichiarati nemici del popolo. Ma questa cosa non fu portata all'attenzione di nessuno, quindi si tacque e queste persone poterono cavarsela. Quindi degli esempi di, di ero eroismo ci furono. Ecco Mauro, e del, degli scritti di questi scienziati eh, fucilati, ammazzati, che, 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 che cosa è rimasto? Non è rimasto niente. Cioè, queste opere scomparivano, venivano distrutte, bruciate. Che cosa allora, succedeva? Allora, noi le opere di questi scienziati caduti in disgrazia le abbiamo tutte. Le abbiamo tutte perché venivano rimosse dalle biblioteche, venivano eh, sostanzialmente censurate, però ormai alcune copie stampate c'erano, quindi sono sopravvissute. Quindi noi abbiamo tutti gli scritti. Anche Camie, di quando cadono in disgrazia, ecco che i loro volumi sul marxismo vengono tutti ritirati, ma li abbiamo tutti, perché comunque la quantità di copie in giro era talmente elevata che sarebbe stato impossibile eliminarle. Quindi di quello abbiamo, abbiamo, veramente, abbiamo veramente tutto. Però a un certo punto eh, anche Stalin si rende conto che c'è un problema, e cioè che ha innescato una spirale di violenza della quale ha perso il controllo. Francamente ha a che fare con una nazione terrorizzata in cui i centri di violenza locali sono talmente intensi che se ne è perso il controllo. Quindi lo possiamo dire apertamente: Mosca ha perso il controllo delle violenze. Allora a questo punto bisogna porre immediatamente un rimedio. Perché, sai, eh, l'elite voleva dei delinquenti al loro servizio, però ti chiedo di capire il discorso: delinquenti che sanno fare i delinquenti, non delinquenti pazzi. Perché, guarda, che in quegli anni, non scherzo. Si veniva arrestati e condannati a morte, anche solo perché in un bar, per sbaglio, si dava una gomitata a un quadro di Stalin, cioè era una roba da fuori di testa, quindi si era veramente perso il controllo. Questo Jezov, a capo dell'NKVD, ha inoltre ormai assunto un potere spropositato e, e Stalin non gradiva mai queste situazioni. Addirittura gli aveva anche concesso un piccolo culto della personalità, tanto da nominare una città. A suo, a suo nome nell'inverno del 38 quindi il partito si rende conto che deve fare qualcosa occorreva porre freno perché la nazione è terrorizzata c'è paura di uscire di casa e ovviamente non si può non si può vivere e mandare avanti una nazione in queste condizioni problema come facciamo a giustificare questi anni di violenza capo espiatorio e come, a chi diamo la colpa venne scelto Nikolai Iezov che cade in disgrazia per il taglio della gola fu scelto Iezov stesso io ti do alcuni dati allora, la tecnica capro espiatorio. ricordate ricordate esatto, ricordate esatto. ricordate ricordate allora, cosettina perché la vedrete all'opera prossimamente ricordate Yezov... okay, Iezov, eh, nella sua vertigine di potere, tenta di fare una cosa che purtroppo, purtroppo gli va male, purtroppo per lui. E cioè tenta di far cadere in disgrazia lo stesso Lavrenti Beria, che gli sarebbe succeduto alla guida del dell'Encavedè e che era un fedelissimo esecutore, tra l'altro molto più intelligente di Iezov, era una persona estremamente istruita, studi di matematica, di architettura, aveva avuto anche dei ruoli nella regione del caucaso e, e anche in georgia non secondari sa che jezov vuole farlo cadere vuole ehm, sostanzialmente arrestarlo anticipa la mossa recandosi da stalin e gli espone la sua assoluta fiducia tanto che stalin vedendo i risultati di beria rimane impressionato dalla quantità di lavoro che sa svolgere e anche dalla sua efficienza mentre jezov sostanzialmente è una persona non istruita un rozzo che è solo un fedele esecutore degli ordini del partito. A questo punto qualcosa comincia a succedere perché siamo nel novembre del 38 e il Comitato Centrale del Partito Comunista approva una risoluzione contro gli eccessi di Jezov. Quindi esce sulla Pravda e pubblicamente Jezov stesso viene diffamato come non un esecutore degli ordini di Mosca, non un esecutore de della missione di servizio del popolo ma come un arrogante che ha portato avanti una spirale di violenza di sua stessa iniziativa. Yezov, condannato da questa risoluzione del, partito centrale, del, del Comitato Centrale del Partito, sa che la fine è vicina, perché lui l'ha praticato tante volte con altre persone. Si dà all'alcol, cioè, quindi si getta nell'alcolismo più totale. I suoi assistenti cominciano a sparire uno dopo l'altro. Perché, quando c'era un personaggio con potere, aveva tutta una cerchia di persone che gli stavano attorno. Nel novembre del 1938 viene rimosso dalla guida dell'Encavedè, e gli subentra Beria, viene diffamato pubblicamente e rimosso da qualsiasi carica, qualsiasi altra carica politica nel 1939. Presto viene arrestato e avviene il suo interro interrogatorio a porte completamente chiuse, nella massima segretezza. Dopo il suo interrogatorio, con la stessa violenza che gli viene inflitta e che lui aveva inflitto a tutte le sue vittime, lui sa già quello che lo attende. Quindi non oppone resistenza perché sa che è inutile. Di dice direttamente: ditemi quello che io devo dire, io ve lo dico. Ah, quindi ammette di essere un collaboratore di Hitler, della Gestapo, che erano cose francamente impossibili. Però lo ammette perché tanto sa che è impossibile resistere. Lo ammette e dice di aver fatto tutto comprese le violenze delle quali si assume la piena responsabilità perché si assume la piena responsabilità lui per amore di Stalin e del partito io l'ho fatto perché amavo Stalin amavo la causa del partito e lo amavo talmente tanto che nel mio amore e nel mio odio contro il nemico sono forse andato oltre lo accetto la mia condanna è giusta tanto che le sue ultime parole prima di venire Fucilato nel 1940 sono parole di amore per Stalin, quindi come dire io vado a morire per il compagno Stalin e lo accetto. E lui viene fatto fuori, viene fatto fuori con un proiettile nella stazione dell'Encavede di, Mo di Mosca che lui aveva fatto appositamente preparare con un piano inclinato. Perché? Perché quando si sparava alle teste delle vittime il sangue colava verso il basso ed era più facile ripulire la stanza. Lui stesso subisce questo trattamento. Quindi sono degli aneddoti, degli aneddoti inquietanti, ma così succede. E guarda Elia che Orwell non ha inventato nulla. Certo. Dato che Iezove è caduto in disgrazia, bisogna rimuoverlo, anche dalla memoria e dalle fotografie. Allora ti faccio vedere. Non solo rimuoverlo, perché qua c'è un, eh, un doppio risultato. Da una parte lo rimuove, dall'altra parte ribadisce comunque che il grande leader è perfetto, che tutta la responsabilità è sua. Capisci? Esatto. Cioè, la, la botte piena la moglie ubriaca in questo caso. Quindi... Guarda questa, guarda questa, guarda questa, Elia. Sì. La vedi questa? No, adesso sì, ok. Ok, il personaggio più a destra è Jezov, quello centrale è Stalin. Jezov prima della caduta, sopra. Iesov dopo la caduta sotto ma non c'è, infatti deve scomparire anche dalla memoria oltre che dai documenti ma ti faccio vedere altri esempi allora guardane un altro manipolazione fotografica c'è in tutte le dittature questa fotografia ritrae fra gli altri al centro c'è Lenin e questo con la mano alzata è Trotsky sì. Trotsky prima della caduta sopra, Trotsky dopo la caduta sotto, dov'è? Eh non c'è non c'è. Come, come anche altri leader, tipo vedo Kamine, Kamine, Kaminev, eccetera. Ancora un altro esempio, se vuoi, guarda che in tutte le dittature si trovano queste cose qua, non è una cosa eh, nuova. Guarda questa addirittura. Vedi Stalin nella prima, nel primo riquadro in altro attorniato da altri tre personaggi, poi da altri due, poi da uno, e poi da solo. solo Stalin. Esatto, questo era il modo di ritocco, di manipolazione, insomma, delle immagini dell'epoca. Ma questa stessa cosa verrà fatta con Stalin dopo la morte di Stalin. Ma diciamo che con le televisioni, poi le televisioni che si sono ultra raffinate si riesce a fare molto di più <ride> certo attualmente dico si riesce a fare molto di più Mamma televisione mia. Quindi... ma certo, certo io okay. sono anche capace ma abbiamo avuto anche de de degli esempi negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni una, un corteo certo, politico certo. un corteo politico che in una inquadratura pare essere frequentato da centinaia di migliaia di persone inquadrato dall'alto si mm -hmm. vedono solo tre file persone sì ma sono tecniche tecniche usate insomma un tecnico manipolatore ce ne sono Pure, oppure immagini che riguardano un certo episodio che vengono inserite in un contesto diverso vabbè ma comunque queste eh, si fa di si fa di tutto quindi ormai questi trucchetti li abbiamo li abbiamo capiti qui eh, Mauro dicevi stavi dicendo quindi mh, le foto praticamente alcune persone scompaiono anche dalle foto eh, no, non solamente nel, nella vita ma proprio anche nei ricordi delle foto insomma delle esatto. eh, c'è altro da aggiungere perché poi vorrei arrivare a cosa accade dopo la morte di stalin esatto. avvenuta esatto. nel 53 esatto allora io ho la terza tecnica perché abbiamo detto diffamazione sì. liquidazione dei nemici o repressione L intervento diretto del partito esatto okay. eh, allora non che la liquidazione dei nemici non sia un intervento del partito ma in qualche modo è il partito che delega alla polizia politica guarda io ti dico cosa fare tu fai, tu sì. sei il mio braccio armato. Tu fai. In alcuni casi c'è il partito che invece interviene direttamente. Allora, specialmente nel dopoguerra, quindi siamo nel, dal 1945 in avanti, quando eh, Stalin vede che durante la guerra ha un po' troppo allentato la corda, perché durante la guerra aveva bisogno di chiamare a sé l'intera nazione per la cosiddetta grande guerra patriottica contro il nemico tedesco. Allora fa anche delle concessioni religiose, sostanzialmente, se c'è bisogno di soldati che combattono al fronte e muoiono, non posso io perseguitare loro e le loro famiglie perché hanno detto che l'universo in espansione è una teoria tutto sommato accettabile? Per il momento, come dire, sospendiamo, ne parleremo più avanti. Allora, nel 1946, Stalin dice: dobbiamo porre fine alla contaminazione della scienza e della cultura sovietiche eh, con la cultura occidentale. quindi Incarica il politico Andrei Zdanov, eh, un politico di primo ordine, uno dei leader, secondo solo a Stalin, a un certo punto, di portare avanti la campagna per la purezza ideologica che passa alla storia come Zdanov cioè la cosa di Zdanov. Allora, sono sottoposti a verifiche e censure e a depurazione: cinema, arte, letteratura, poesia, teatro, economia, filosofia. Musica, biologia. Addirittura Stalin vuole in questo momento anche sbarazzarsi di persone che durante la guerra hanno acquisito troppa fama. Te ne cito una: il maresciallo Zhukov. Il maresciallo Zhukov aveva condotto l'armata sovietica a Berlino, cioè il maresciallo Zukov aveva sostanzialmente fatto vincere l'ultima grande battaglia della guerra eh, all'Unione Sovietica, solo che diventa un eroe popolare. Con un potere e una fama troppo grosse. Allora Stalin tenta di farlo cadere in disgrazia, però si rende conto che non può perché lui è veramente troppo amato dal popolo. Inoltre, è una persona molto accorta con un grandissima, una grandissima cerchia di protettori attorno a lui dell'esercito. Dell non, non, non avrebbe potuto farli fuori tutti in un solo colpo, magari avrebbe potuto con il tempo. E allora si limita a relegarlo a compiti di secondo ordine, di modo che non sia più in primo piano, ma non riesce a. Ad eliminarlo. Invece eh, le scienze e la cultura possono essere depurate, cosa che confluisce in arresti, umiliazioni, eccetera, eccetera. Ricordo solo un esempio. A Mosca nel 1947 si tiene una conferenza filosofica, durante la quale si parla anche dei problemi della cosmologia contemporanea. Zdanov viene incaricato da Stalin di presentare agli astronomi sovietici quale sia la corretta immagine dell'universo che si avrebbero dovuto portare avanti. E allora la parola, le parole di Zdanov sono le seguenti. Senza comprendere il passaggio dialettico della conoscenza e della relazione tra verità relativa e verità assoluta, molti seguaci di Einstein osano affermare estendendo i risultati della ricerca delle leggi del movimento di una zona limitata dell'universo all'universo intero, la finitezza del mondo nel tempo e nello spazio. Come dire, la posizione ideologica del partito è quella per la quale i cosmologi devono dire che conoscono solo una parte dell'universo e che quella parte che conoscono non è l'universo intero. Quindi tu conosci una parte dell'universo che è finita certamente nel tempo e nello spazio, ma quello non è l'universo intero, è solo una porzione. E nel momento in cui viene detto da un politico inviato dal partito, il cui discorso tra l'altro è stato approvato da Stalin e dal Comitato Centrale, quella diviene legge. Fino alla morte di Stalin, quindi, la cosmologia sovietica vive un periodo di stagnazione, anche perché le parole di Zdanov vengono ratificate da numerosi convegni sulle questioni astronomiche. E soprattutto la distanza con l'Occidente si fa ancora più marcata. Quando Papa Pio XII emana la scomunica del comunismo, siamo nel primo luglio, al pr primo luglio del 1949, e prende lui stesso posizione invece a favore della, della cosmologia moderna. Adesso insomma non entreremo in dettaglio. Piccolo aneddoto, poi abbiamo chiuso questa trattazione e possiamo passare al dopo Stalin. L'unica scienza che si salva dalla depurazione ideologica, mh, anche se inizialmente si sarebbe dovuto, dovuta depurare anch'essa è la fisica quindi biologia depurata cosmologia depurata geologia depurata eccetera eccetera il cinema l'arte la letteratura la poesia perché non la fisica perché c'è bisogno della bomba atomica c'è bisogno della bomba atomica i fisici devono essere lasciati in pace quindi beria che ha preso il posto di jezov Viene anche incaricato di portare avanti il programma atomico sovietico. E bisogna dire la verità che ci riesce perché nel 1949 l'Unione Sovietica fa scoppiare la sua prima bomba atomica. Praticamente, eh, in sostanza, nel 1949, secondo alcuni testimoni dell'epoca, sempre alcuni scienziati ideologi, si sarebbe dovuto tenere una grande conferenza sulle questioni ideologiche della fisica. Della fisica, solo che ad un certo punto, questo è quello che dice la Vulgata, eh? la tradizione, pare che il fisico nucleare Igor Kursiatov, fisico nucleare fondamentale per la storia sovietica, avrebbe a un certo punto chiamato Beria in persona dicendogli: guarda, che se appesantisci il clima ideologico verso i fisici sovietici, la ricerca potrebbe essere compromessa. E quindi Beria praticamente decide, non si sa esattamente in che modo, che i fisici devono essere lasciati in pace. Difatti, nel dopoguerra non c'è nessuna campagna di depurazione ideologica contro i fisici. In astronomia sì, ma riguardo dei fisici, no. Qua e là qualche iniziativa privata, chiamiamola così, ma non di più. Ecco, queste è, è quanti? Beh, questa parte, questa parte che abbiamo finito, è finito, accidenti, eh. Cioè, veramente da vedere e rivedere, io me la rivedrò almeno due volte, perché, perché ci sono dei passaggi assolutamente incredibili, ma soprattutto effettivamente, eh, di quali, quali metodi, quali tecniche furono usate, io. Eh, insomma, le cose si ripetono. Tutto sommato, no? basta conoscere la storia e... e vedi che la storia si ripete. Certo. In testi diversi i personaggi cambiano, ma le tecniche più o meno. Prima... Stesse, questa puntata. Nel 1953 Stalin muore. Dopo quanti anni di. di, di, di... Che è rimasto a capo del, del partito comunista? Allora lui sostanzialmente diventa il grande leader dal 27 al 53, quindi sono 26 anni. 26 anni, quindi di leadership, di leadership assoluta. In realtà, anche prima aveva un grande potere, era comunque segretario del partito comunista. Ma sai se la doveva vedere anche con personaggi del calibro di Trotsky e Bukharin, eccetera. Quindi. Aveva dei margini di manovra molto grandi, ma non completi. Poi ad un certo punto li avrà completi. Allora, che cosa succede? Beh, prego, prego scusate. Lieto. Cosa succede? Cosa accade dopo la morte di, di, di Stalin nel 1953? Perché poi subentra, mi pare, Khrushchev, no? Sì, e come? Allora, dopo ci sarà Brezhnev. l'uomo sarà... le mani pulite? <ride> no. Allora, vediamo un po'. Il 2 marzo del 53 Stalin viene colpito da ictus. ictus e muore il 5 marzo. La sua morte è avvolta nel mistero, perché quando Stalin una bella mattina non si sveglia a mezzogiorno, i suoi inservienti corrono a chiamare le guardie, chiamano Beria e in sostanza dicono guardate che non esce dal suo studio e sono terrorizzati gli inservienti, non hanno il coraggio di entrare nello studio. Loro bussano, Stalin non dice avanti come al solito per portare il tè, non hanno il coraggio. Allora chiamano Beria, dice per favore Beria vieni tu a vedere perché c'è qualcosa che non va. E lo trovano sostanzialmente a terra, pisciato. Okay? Penso di aver reso, reso, reso l'idea. Mm. Beria, che è un furbacchione, dice ma dov'è il problema? Il compagno Stalin sta dormendo, dov'è il problema? Sta riposando semplicemente. Viene immediatamente convocato. Eh, presto accorrono insomma anche gli altri, Khrushchev, Malinkov, eccetera. E il discorso del sta dormendo, non regge più. Si capisce che c'è qualcosa. Cioè, si capisce, non si può più tenere nascosto che c'è qualcosa che, che non va. Quindi viene portato su un, un letto dove sostanzialmente poi morirà qualche giorno dopo, assistito da il, tutto il personale medico possibile finché muore, finché muore. Allora ricordiamo che i soccorsi a Stalin furono assolutamente tardivi, nel senso che il compagno Stalin sta dormendo fece perdere parecchie ore, parecchie ore. Sostanzialmente Stalin fu lasciato peggiorare e morire. Ti posso anche dire Elia che posso capirlo, eh? posso capirlo, ma non che gli altri fossero innocenti. Fra l'altro quando Stalin è in agonia e sono ormai le ultime ore, lo stesso Beria che doveva praticamente tutto a Stalin lo sputacchia, Mentre Stalin sta tirando le cuoia, i testimoni dicono che Beria a un certo punto gli abbia detto: Muori, schifoso, bastardo, assassino. E ad un certo punto, questo Stalin si ripiglia, apre gli occhi. Beria si getta in, gino in ginocchio da lui, gli prende la mano e lo bacia: No, no, perdonami, perdonami. E poi rientra in agonia. Quindi, le ultime ore di Stalin sono veramente <ride> inquietanti. L'ultimo Stalin stava progettando qualcosa di importante. E anche di, di, di violento. Lui, praticamente, a partire dal 52 fa arrestare la maggior parte dei medici, dei medici di primo rango in giro per l'Unione Sovietica, che sarebbero stati coinvolti nella cosiddetta congiura dei medici. Quindi, medici che avrebbero appositamente fatto morire. Alcuni personaggi politici di primo ordine, come ad esempio lo stesso Andrei Zdanov, che era morto nel 48 di infarto. In realtà era stato accantonato dallo stesso Stalin e stava preparando un'altra grande purga, un'altra grande purga contro i suoi sodali di sempre, Malenkov, eccetera. E probabilmente questo non faceva piacere. Allora, Elia, mettiti nei loro panni. Io so che tu vuoi uccidermi e stai progettando di ammazzarmi e ti ritrovo per terra in agonia e cosa faccio? Vengo a soccorrerti o ti lascio andare avanti per la tua strada? Insomma la risposta è chiara. Comunque scomparso Stalin comincia una lotta per la successione e durante questa lotta per la successione lo stesso Beria viene condannato a morte nel senso che è capo della polizia politica eh, ha troppo potere e pensano i suoi sodali temono che avrebbe potuto iniziare le stesse politiche di Stalin. Quindi nel giugno del 1953, durante una seduta del Comitato Centrale, senza che lui ne sappia nulla, ci sarebbe dovuto parlare di questioni economiche, agricole, viene presentato d'improvviso, lui non ne sa nulla, un, ordine, un punto all'ordine del giorno che riguarda la deposizione del compagno Beria da ogni carica politica. Il, I membri del comitato centrale sono in contatto con il maresciallo Zukov, che è nascosto con membri dell'esercito in un'altra stanza, e alla, alla, alla pressione su un apposito pulsante di allarme, che avrebbe attivato Malenkov, che aveva preso le redini del partito dopo Stalin, Zukov sarebbe entrato e avrebbe arrestato Beria e immediatamente tutti gli assistenti di Beria. Questo avviene, Beria viene arrestato con sua grande sorpresa e lì non si sa esattamente cosa sia successo. Nel senso che, secondo una versione, sarebbe stato sottoposto a un processo segreto, riservato a porte chiuse e ucciso mesi dopo. Secondo una versione che avrebbe narrato lo stesso Khrushchev, ubriaco un giorno, mh, ubriaco, sarebbe stato strozzato da loro direttamente in quella sede, direttamente ucciso, strozzato. In ogni caso, ricordiamo che. Tutti i collaboratori di Beria vengono arrestati e fatti fuori, così come tutti i collaboratori di Stalin erano stati fatti fuori, compresi Sosia, perché Stalin aveva numerosissimi Sosia. Ogni tanto si interrompe la connessione. Speriamo che non accada nella registrazione, ma per me ogni tanto ti, ti fermi, quindi ok, ma tu vai avanti. Ecco, no, io dicevo che i, tutti i, i soci, tutti gli assistenti, collaboratori, eccetera, vengono tutti arrestati di Beria, di Stalin, eccetera. Nella notte fra il 24 e il 25 febbraio del 1956, Khrushchev presenta a porte chiuse a solo una parte dei delegati del ventesimo congresso del partito il suo rapporto segreto sui crimini di Stalin. Praticamente si demolisce quello che era il mito di Stalin. Allora, Khrushchev imputa tutto il sangue versato negli anni precedenti al solo Stalin. È stato lui, però è morto, è stato lui. Ha contravenuto a tutti i dettami del marxismo, Leninismo, eccetera. Quindi Stalin non è stato uno stratega, non è stato un amico dei popoli, né della pace, né della libertà, non è stato né filosofo, né scienziato, né artista. Che cosa succede? Che Stalin cade vittima della sua stessa macchina orwelliana di cancellazione del passato. Ti faccio vedere solo un esempio molto emblematico. Allora, vediamo se riusciamo a trovarlo. Eccolo qua. Dovresti vedere un documento pa eh, Word, d'accordo? Sì. Allora, a sinistra, vedi, questi sono film di propaganda degli anni 30. A sinistra, riquadro in alto a sinistra. Vedi in un film dove Lenin sta parlando e Stalin lo sta guardando, viene presentato sempre come il suo intimo collaboratore. Questa è la versione della fine degli anni 30. Nel 1956 il film viene oscurato dalla presenza di Stalin, quindi si aggiunge la presenza di un personaggio che lo copre. Altra scena sotto. Idem. Esattamente, Stalin è presente come fedele collaboratore di Lenin nella versione del 56 dello stesso film, versione rivista, corretta eccetera, Stalin viene cancellato. Ok? Invece i film che sono dedicati completamente a lui vengono semplicemente eliminati. Allora, con la destalinizzazione comincia un processo nel quale gli astronomi sovietici fanno un mea culpa e dicono effettivamente noi siamo stati complici di un'ideologia che ha portato alla stagnazione della scienza sovietica e di tutto il clima che sostanzialmente ha fatto arrestare anche alcuni nostri colleghi che, di fatti vengono riabilitati. Chi è ancora vivo esce, gli altri, in sostanza, purtroppo, ormai sono morti. Riprendono dei fitti collegamenti e, e dei rapporti con la scienza, la scienza straniera. Nel 1958, sull'Unione Sovietica, sul suolo dell'Unione Sovietica, ha anche luogo la decima assemblea dell'Unione inter, dell Astronomica Internazionale. E soprattutto ricordiamo, ricordiamo alcune cose che riguardano la cosiddetta corsa allo spazio. Satellite artificiale, lo Sputnik nel 57, è sovietico. Gagarin, ricordiamo, è il primo uomo della storia, quindi nello spazio, la prima donna della storia nello spazio, la prima passeggiata spaziale. Tutti questi dati, in sostanza, appartengono alla storiografia ufficiale e sono sovietici. Sostanzialmente, allora uno potrebbe chiedere, buona, allora il materialismo dialettico è finito? No, che non è finito. Vive solo un processo di ammodernamento che lascerà magari un po' più di margini di manovra agli scienziati sovietici, questo è in dubbio, ma ci sono dei fondamentali che non si possono ancora toccare, non si potranno più toccare, tipo quella dell'eternità della materia, nel senso che ora gli scienziati possono dire che l'universo è finito nello spazio, ma mai nel tempo? Non possono mai dire che la materia ha avuto un inizio. Possono dire che lo stato attuale della materia ha avuto un inizio, ma la materia esiste da tutta l'eternità. Quindi effettivamente c'è meno violenza, c'è più libertà di discussione per gli scienziati. Ma i dettami fondamentali del materialismo dialettico non si possono toccare. Quindi è solo un recinto più, più, più largo. Esatto, esatto. Ora io aggiungo a conclusione di tutto questo che. Eh, per chiunque volesse sapere quali sono le vicende, effettivamente in che cosa cambia eh, l'ideologia dialettico-materialista da prima dopo Stalin, è disponibile il volume in cui si trovano tutti i dettagli, ancorché ovviamente uno abbia poi la pazienza di, di leggerli e volendo anche di, di analizzarli. Ecco, Mauro, io alla fine dei video presento i, i tuoi libri, ma questi libri dove si trovano? Cioè, si trovano normalmente. Come no. si... No, allora, Come si fa ad averli? per averli è sufficiente scrivere al mio indirizzo email, quindi mauro.stenico@yahoo.it e poi penso io all'invio. Adesso la modalità è questa, più avanti magari si potrà elaborare qualcos'altro, ma per il momento funziona così. E chiunque abbia interesse, non si faccia problemi, scriva tranquillamente. Per me è, insomma, è, è anche un piacere rispondere. Beh, certamente attraverso i libri c'è un maggiore approfondimento, poi le informazioni sono là, si hanno a disposizione, ma è preferibile. Il video va benissimo, ma diciamo che il libro e il video hanno due funzioni completamente diverse. Cambia, cambia proprio anche il modo di, di affrontare. Un libro è più, è più strutturato, è più, come dire, più conseguenziale, più argomentato. Ci sono molte più prove, però chiaramente credo che in questi video tu abbia dato un grandissimo, grandissimo contributo. Quindi con questo terzo video noi chiudiamo l'universo di Stalin. Il prossimo video sarà estremamente, estremamente importante. Io non voglio svelare che cosa eh, riguarderà, qual è l'argomento. Probabilmente sarà un solo video, poi ce ne saranno due che eh, a parte due o tre che. che sarà un argomento comunque diverso ma in qualche modo è collegato diciamo a quello che faremo la settimana prossima quindi i prossimi quattro video riguarderanno altri argomenti diciamo che usciamo un po dal, dal mondo comunista ed entriamo in un altro mondo che è il caso che, che, che ci torniamo perché è molto salutare entrare in quel mondo e uscire da questo che mi pare sia molto Molto ideologico, e quindi che va contro la realtà, sostanzialmente. Questa, questa abbiamo visto, quindi è negare proprio l'evidenza. Eh, io ti ringrazio. Se vuoi aggiungere altro, Mauro. Guarda, semplicemente mi richiamo a quello che hai detto tu, Elia, appena adesso. Il prossimo video presenterà alcuni spunti, alcuni diciamo principi che poi saranno utili per comprendere anche la serie dei video successivi. quindi non sono da vedere come argomenti distaccati, anch'io come te non voglio svelare di che cosa si parlerà e lo lasciamo alla, alla sorpresa del, del, del... Però una cosa del... voglio dire, a partire poi dal, non dal prossimo, ma dall'altra ancora, eh, noi eh, pigliamo una posizione molto netta. Ah beh sì, è eh, qualcosa sì. di estremamente eh, sì. importante che si può far finta di evitare, si può, ci si può girare dall'altra parte, dall parte. si può usare i sofismi ma quello è un tema sul tappeto e va affrontato. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Noi questo coraggio lo avremo. Quindi grazie Mauro per, per tutto quello che è stato fatto e, e grazie ancora per la disponibilità a trattare questi argomenti. Finiti questi quattro video parleremo poi della moneta e là ci saranno una serie eh, molto nutrita eh, di video che vale la pena vedere perché il tema della moneta rimane comunque un tema centrale per quanto riguarda, per quanto riguarda lo Stato, per quanto riguarda il perseguimento del, del bene comune, per quanto riguarda la giustizia sociale, per quanto riguarda proprio effettivamente il benessere del materiale anche del, eh, di un popolo. Quindi, grazie aggiungo, ancora. Ma Marco... aggiungo anche un'altra cosa, Elia. Ecco. Questa, questa ecco. dai, la possiamo dire. Allora, tempo fa sul canale della Scuola di Filosofia mi ha scritto un, in sostanza un telespettatore, lo chiamo così anche se il termine è improprio, molto gentile, molto gentile, e che gentilmente ha chiesto se si potesse un giorno affrontare anche il tema dell'evoluzionismo, al che io ho risposto ben volentieri, ben, non volentieri, di più, più che volentieri, e ti dico già che ho, Già preparato un tra virgolette mini corso, anche lì saranno due o tre puntate. Adesso vedremo come organizzarci. Che parla della storia dell'evoluzionismo, come si è giunti, delle conseguenze sul piano sociale, quindi il darwinismo sociale, certo. e del dibattito tra evoluzionismo e creazionismo. O meglio, ma anche sbagliato sotto certi aspetti, no? Per me. Vabbè, Dico... ma poi. Che è un dibattito anche sbagliato, ma... Mm, sì, in realtà è, mi stavo correggendo. Fondamentalmente, fondamentalmente sbagliato come, come, come tipo mi di... Stavo, sì, sì, mi stavo correggendo, hai ragione tu. Allora, evoluzionismo contro, mettiamola così, progettualità del creato, progettualità e disegno. Bene Mauro, quindi ne avremo, ne avremo per diverso tempo, ma credo che appunto vale la pena fare questi video e non dedicarsi sempre alla cronaca, che francamente, alla cronaca politica o altro, che francamente non merita tutta questa nostra attenzione, invece avere delle chiavi interpretative per saper leggere la realtà. Se vi guardate questo video ogni tanto fermatelo e dite ma tutto questo oggi è assente o in qualche modo è presente? e vedrete che troverete diversi collegamenti, perché la storia si ripete, la storia si ripete. Solitamente non c'è niente di nuovo nella storia, è solo un ripetersi sempre delle stesse cose. Grazie Mauro e alla prossima ovviamente. Un saluto a tutti, arrivederci.